Siamo live? Sì. Allora, mi dice che stanno da 2 minuti, da 2 secondi siamo live. Vai con l'intro. Cavaliere, sacerdotesse, se ci vedete fate un Battete un fischio. colpo. Chi vediamo qui? Vediamo Dario, Aldo, Pietro, Matteo, Nicolò, John, John, che gli maestro dei avevo detto che era ghiacci. lo stesso, gli avevo detto John è lo stesso, davvero, come fossi qua. Mr. Black, Dario. E dai, c'è un bel. Ciao a tutti, cavalieri, sacerdotesse, benvenuti, bentornati, bentrovati. Eccoci ad un nostro nuovo appuntamento live. Già sapete chi siamo, però io comunque saluto lo stesso i Meet dietro Elisa e il muro dietro Scorpione. Buonasera, buonasera a tutti. Vedo che Matteo ha già spoilerato la mia condizione, quindi se vedete le occhiaie non è perché mi sono fatto di qualcosa o soffro di virus, non ancora. Se, vabbè, dicono tutti così. Allora, il nostro carissimo Cirio è da 2 giorni che mi rompe per dire dobbiamo avere un argomento, dobbiamo avere un argomento. E siccome vediamo le domande, dobbiamo avere un argomento. E comunque ho trovato l'argomento, un argomento che funziona sempre benissimo. Ovvero, noi questa sera parleremo di Milo. Dov'è? Eccolo qua. Parleremo di Milo, che è sempre un ottimo motivo. Noi Quindi. li abbiamo qua. Beh, ma nell'isola dove vivo io, che è l'isola di Milo, c'è soltanto un monomarca. Qualsiasi cosa vai a fare spesa è Milo Market. Tutto il prodotto è Milo, la benzina anche, quindi. Sono buoni Siamo proprio almeno. sicuri, sicuri che non ti sei fatto di niente, sì. E pensate che non è neanche in quarantena lui. No, lui è così sempre, È questo è per questo, il quindi posso problema. ancora incontrarmi con il pusher e tutto quanto. Intanto Senza salutiamo Sharon, autenticazione. Carlo, Angelica, Kurama, Daniele, Heimdall. Ah, ciao a tutti, più vivo per tutti. Dove ricompri quei cereali? Dai, svela dove ti nascondi. Al supermercato, ovvio. La live oggi dura 6 ore, giusto? No, nel senso Sì. perché voi magari avete la quarantena, ma io no. E quindi non credo proprio. Lui è il paziente zero. Eh sì. Sì, più Milo per tutti, bravo Dario. O Milo, giusto per rimanere in tema. Allora, avete delle domande da farci? Se no, altrimenti andiamo a recuperare alcune domande del Q&A che non abbiamo risposto ultimamente. Oh no. Vediamo se c'è qualcosa. Il sangue di scorpione, dunque il vaccino. Però Proviamoci, così. proviamo Dobbiamo un fare un poco a seo. svenarlo e vediamo cosa succede. Però il problema è dopo poi diventa. Passo da scorpione a vampiro. Come pensate sarà prodotta la serie di Next Dimension? La serie anime, intendi? Probabilmente. Beh, immagino di sì. Dunque, intanto speriamo che sia prodotta. Secondo me sarà una serie di OAV, non sarà una serie televisiva a ritmo, a cadenza regolare, anche perché si bruciano subito quello che Kurumada ha impiegato anni a scrivere, cioè quasi niente, ma sarà qualche serie di OAV come stanno facendo con One Punch Man o My Hero Academia, 12 episodi, bisogna vedere se ogni anno, ogni 2 o 3 anni. Il problema è come mai non parte, perché se non parte indica che stanno aspettando qualcosa, in quanto prima o poi la faranno di sicuro. Quindi o attendono la conclusione del manga, può anche darsi che Next Dimension faccia un poco come episodio G, cioè passi da Next Dimension a qualcos'altro, oppure, boh, chi lo sa. Guarda, mi ricollego alla questione serie di Netflix, perché so, del Next Dimension per parlare invece della serie Netflix, che era una delle cose di cui volevo parlare oggi, sempre a tema coronavirus.
Gli studi di Atlanta so che per molte produzioni sono state chiusi perché comunque non è sicuro che tutti i produttori, gli addetti ai lavori si incontrino. Quindi credo che anche la seconda stagione di Netflix potrebbe essere rimandata. Quindi credo che prima di quello, cioè prima di arrivare alla serie del Next, ce ne passerà un po'. Poi, come ricordava Eris durante una delle sembra la live di Poseidone, che il Curo è un paziente a rischio, per cui Sì, ho detto quindi io. È nella fascia d'età a rischio, capace che può chiamo il capire che culo. magari poi il Ghost Rider che arriverà sarà più veloce, la finisce e la iniziano a mandare in pre-produzione. Poi sai quante polemiche sul fatto che non è così che l'avrebbe fatta Kurumada, per cui non Ovvio, avevo ovvio, voglia. quello è sicuro. Che ne pensate di Lost Canvas? Farete mai dei video sui personaggi? Sì, un giorno li faremo. Non è un giorno proprio imminente, imminente, ma un giorno. Attorno al 30 febbraio li faremo, stai tranquillo che è in scaletta che ne parleremo. Però qualcosa che riguarda anche il Canvas arriverà abbastanza presto. E non diciamo altro, facciamo un po' di suspense. Possiamo dire che è stato già registrato, perché altrimenti dice, ma perché non avete parlato del coronavirus in quel video? Perché ancora non c'era tutta questa emergenza. C'era, ma non così. Tra l'altro, tenete conto che i video non escono sempre nell'ordine in cui li abbiamo registrati, quindi magari ci sarà qualche video con un'introduzione che non è più attuale con quello che sta succedendo. Esatto. Però credo che sia una cosa normale. L'unica nota positiva di questa situazione è che ci giochiamo in live action sui Cavalieri. Mamma mia, mi avevo scordato. Bevici sopra, bravo. Vabbè, quella voce era che dovevano girarlo agli studi Weta di Wellington. Hanno bloccato la produzione del Signore degli Anelli per Amazon quando, Figurati, ieri o ho l'altro risentito. ieri. È vero che adesso Nuova Zelanda ha chiuso praticamente la porta a tutto il resto del mondo, per cui niente, niente live action, che comunque sì, è una cosa positiva. Vedremo mai uno scontro serio tra lei? Non ho ancora letto il Next, non spoiler. Oddio, dipende se consideri serio uno scontro in cui c'è Isabel e c'è Atena, perché è che vedremo lei contro una divinità, come è stato con Hades, come è stato con Pallas in Omega, è possibile, ma non mi aspetto mai di vedere Ade contro Nettuno, per dire. Chissà. Boh, io credo invece che non lo vedremo mai. Se almeno la intende come una battaglia tra divinità, non Anche credo. perché la serie è comunque incentrata sui cavalieri, su esseri umani. Quindi fare divinità contro divinità può essere lo scontro finale, come appunto Saori contro Pallas o Atena contro Hades, ma non, come dire, una cosa regolare. Poi mi ero dimenticato che posso anche mettere in evidenza i commenti. Eccolo qua. Giusto. Così almeno chi si aggiunge dopo capisce quale domanda stiamo leggendo e rispondendo. Mr. Black, ora che la prima serie di Netflix è conclusa, secondo voi nel complesso dei 12 episodi, quale dei 5 bronzini è stato gestito meglio? Aeris, Oh, qual è stato mamma gestito mia. meglio? Banalmente ti direi Seiya, probabilmente, perché come avevamo detto, secondo me, anche nel video sulla seconda parte della serie, la serie di Netflix è molto Seiya-centrica, quindi sta molto su tutto quello che fa Seiya, quindi i combattimenti di Seiya, e ignora abbastanza tutto quello che non è Seiya. Abbiamo visto ad esempio Argo contro Shiryu che è durata 2 minuti, mentre Ioria contro Seiya o Asterione o Eris invece sono durati molto di più. Quindi banalmente ti direi Seiya è quello che sicuramente viene gestito meglio. Peccato perché Yoga nella prima parte, nei primi sei, era secondo me uno di quelli partiti meglio. Poi si è perso anche lui.
Sei della stessa opinione, Shirio? Sì, in realtà non è quello gestito meglio, è l'unico gestito, perché poi gli altri. Allora, secondo me i gestiti peggio sono Sirio e Crystal. Su Shaun e su Nero, insomma, dai, tutte alcune cose, poi si può discutere sull'esistenza in sé per sé di Shaun, però i suoi momenti li ha. Mentre Sirio e Crystal, se non ci fossero, cambierebbe molto poco in nei primi 12 episodi Netflix. Boh, io penso che Sean è nero solo per la questione della loro fratellanza. Hanno avuto un po' di spazio, gestita quella, ciao. E comunque vediamo se manterranno, cioè gli verrà dato un po' più di spazio nel proseguo. Oh, Flavio Farina invece fa una domanda su uno degli argomenti che vedo va molto nel nostro canale, ovvero i Cavalieri d'Argento. Chi vedreste come protagonista dei Cavalieri d'Argento classici in uno spin-off a loro dedicato? Quindi in un ipotetico episodio S. Chi potrebbe essere il leader? Boh, io i Cavalieri d'Argento li vedo tutti come villain, no? Comunque quasi tutti. Dovete sapere che del trio sono l'unico che ha un po' di simpatia per i Silver, se fosse per Aries e Scorpione, No, di cui. in realtà è che non hanno chissà che Alcuni spazio. Silver mi piacciono molto, basta che non mi nomini Marin, però a parte questo, io direi Shaina, molto banalmente direi Shaina, uno spin-off su Shaina secondo me non sarebbe male, anche perché è uno dei pochi Silver che tiene banco in tutta la serie. Ambientato in Quindi Sicilia? magari, molto bello, molto Tifone bello. contro tifone. Tisifone contro Cancer anche, facciamo i grandi siciliani. E poi insieme contro Tifone, che le prenderanno tantissimo, però Non vabbè. c'è dubbio. Sì, perché altri Silver, cioè non vedo un Argo, un Misty o a fare Anche perché come da. sono morti, banalmente sono No, morti. vabbè, Sì, può vabbè, no, essere ma una penso serie ambientata nel passato. prima, certo. Sì, no, Io ti certo. direi il cavaliere Alves, il cavaliere dell'altare, il vice, il sacerdote, Alves che viene ucciso da Saga nella Jump God Selection. Potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. O magari tirano fuori il cavaliere della coppa che non abbiamo mai visto. Anche sì. Allora, mi sono perso un attimino E perché sto fa. anch'io, non Ok, riesco a coppa. No, stare no, nel senso perché li dietro. avevo selezionati. Allora, attenta a quella che dici. Cosa non perdonate al doppiaggio storico? Banalmente, di non aver cercato dei nomi alternativi a Pegasus, Andromeda, Phoenix, Andromeda, Cavaliere di Andromeda, Pegasus. Chi vincerà l'armatura di Pegasus? Sarà Pegasus? Ecco, magari aver giocato un pochettino sui nomi, come fatto con Sirio Crystal, quindi. Beh, ma lì è stato a giochi preziosi, credo, o a chi resto. No, niente, in realtà non ho. Cioè, ci sono degli errori di cui avrei fatto a meno. Non parlo delle libertà, parlo proprio degli errori. Però non è che un errore lo fa apposta, insomma, per cui non è cosa che dice non gliela perdono. Mi sembra che era proprio sul tuo sito dove Cerioni aveva spiegato, ma sicuramente è una notizia anche apparsa da altre parti, che quando fecero il doppiaggio e l'adattamento avevano veramente pochissime informazioni, cioè molte delle cose se le sono dovute non Inventare. inventare, però quasi Avevano lì. quasi copioni che erano stati tradotti male e mi sembra in francese, quindi hanno lavorato sulla traduzione di una traduzione, se non ricordo male. In più alcune cose andavano decise con gli sponsor, come appunto Giochi Preziosi, e addirittura c'era, non mi ricordo quale doppiatrice, che era anche buddista,
e diede alcune dritte per cercare di venire a capo degli episodi di Virgo, perché non avevano la più pallida idea di che cosa ci fosse scritto in quel copione. Assolutamente. Nell'ultimo video su Poseidone mi avete commosso quando avete parlato sulla bellezza dell'episodio 111. Beh, questo credo che era sarà entrambi voi Io, due, mi sembra. sì. Sì, lui. Sì, è un episodio stupendo. È uno degli episodi, secondo me, migliori. De sicuramente della serie di Nettuno, poi della serie in generale, probabilmente metto la sesta casa, io ne metto un altro paio avanti, ma quell'episodio, per quanto riguarda lo stile di Araki, è tra i miei preferiti. Il 26, credo marzo, sono 30 anni per noi. Avete pensato di realizzare qualcosa di speciale? No. Il nostro trentennale, il nostro ok, credo sì, di no. perché sono arrivati nel 90, Nel quindi sì, 90, sono però 30 anni in non so Italia. perché mi ricordavo ottobre, ottobre 90, invece magari ho fatto confusione con ottobre 86. Probabile, sì, probabile. E qualcosa di speciale? Beh, prima o poi uscirà il video di Saori, che già sarebbe per noi, sarebbe però un video speciale, sarebbe un miracolo se riusciamo a farlo. Per cui. Mamma mia, mamma mia. Dai, in questi giorni di quarantena parlare di Saori è il male minore. Mamma mia, no, non posso farcela, non posso farcela. Come faccio a convincere, povera Angelica, tutta Povera Angie. l'anima, famiglia e i miei amici, Vai. che Saga non ha il cosmo doppio, è un dramma. E ti capiamo, guarda, perché purtroppo i saghisti sono difficili da estirpare. Cioè, ci vorrebbe Fagli un corona. vedere il nostro Mythbuster. Lo so. Un coronavirus alla decima potenza per poter estirpare questa. Perché non accettano che non è il cavaliere d'oro più forte. Aia. Piccolo spoiler: se vogliamo prendere le altre generazioni di cavalieri d'oro, Ma mi non sembra che non. lo so, non lo so, ti passo uno spezzone di un video con il doppiaggio giapponese e i sottotitoli originali e gli fai vedere quello, così vedo quello che non dice la banza del cosmo doppio in quel momento. Giuro che te lo faccio, te lo taglio e poi te lo passo. Ma se non sbaglio, comunque davvero ne abbiamo parlato in un Mythbuster, Sì, quindi abbiamo non fatto il sbaglio. cosmo doppio, sì. Purtroppo no. Ho capito. Secondo voi morirà prima Kurumada o il coronavirus? Il coronavirus. Io, secondo me, Kurumada è come quella barzelletta che ci aveva girato noi in privato, Cirio in francese, ma poi l'ho vista anche in inglese, tipo come CNN o qualcosa. Kurumada incontra, cioè, entra in contatto con il coronavirus viene messo in isolamento per 2 settimane. Ecco, credo che sarà la stessa cosa, che quell'uomo Come Chuck immortale. Norris. Esatto, Se il quell'uomo è coronavirus immortale. incontra Chuck Norris, il coronavirus deve fare 2 settimane di quarantena. Esatto. Però, boh, io beh, mi auguro effettivamente che non coronavirus verrà ucciso, proprio che si trovi un vaccino, anche perché l'ultima cosa che ho letto non è come un morbillo, essendo tipo una forma influenzale, uno lo prende, poi magari lo può riprendere anche in futuro. Vabbè, Quindi. non siamo la sede giusta. Vabbè, però Comunque è no, là scherzi come. a parte, speriamo che Kurumada, ma in generale speriamo che meno gente possibile ci lasci la penna, a parte Kurumada. Per la battaglia seria tra divinità, leggere trilogia di Shiryu. No, non Grazie, facciamo avrai pubblicità. una sorpresa, Matteo, tra poco, appena Non la facciamo vita pubblicità torna perché. normale. Perché se potesse, diciamo, condividere con noi poveri cristi che lo sopportiamo le royalties, allora lo promuoviamo, altrimenti nada. Pietro Paolo, per quanto riguarda futuri AOV, sapete cosa potrebbero trattare? Sempre se ne faranno. Dunque, al momento, a parte la seconda stagione di Netflix, non si è parlato, o meglio, si è vociferato di possibili progetti, ma senza mai dire concretamente cosa potrebbero essere. Guarda, io non mi sorprenderei se uscisse la seconda stagione di Show, tutto sommato, sai?
Infatti era quello che stavo per dire. Non so se John è ancora in chat o è fuggito a Sì, è vedere in Pechino. chat. È quella che John aspetta. Cioè, Assolutamente sì. non lo vuole ammettere. Tipo la sindrome di Stoccolma, quando poi uno si innamora del proprio aguzzino, l'aspetta tantissimo. E a Eris anche. Ma Eris aspetta per avere altri ottimi screenshot di Milo, Di così da Milo. fare il poster a grandezza naturale da mettere dentro Sì, e l'armadio. poi Photoshop show e al posto di show ci sono in braccio io. Faccio una roba del Esatto. genere, Dentro l'armadio, come così negli anni 80-90, quando uno apriva l'armadio e trova i poster di Beverly Hills, da Cioè, Esattamente. eccetera, si trova. Ecco, tu apri il mio armadio e c'è dentro Milo, invece, capito? Potrebbe funzionare. Assolutamente sì. Allora, Damian dice, a proposito di episodio S, chi potrebbe essere Damian? Beh, Damian. Sì, ci sono proposte, Damian, Argo, Albione. Albione, sì, quel povero Cristo. Allora, Ma Shine Dan, oddio, povera Marin, uno mi sto spin-off perdendo. sul trio Drombo, Damian lo amiamo tutti. Damian lo amiamo tutti per il doppiaggio, secondo me, perché di per sé non è che sia un personaggio che dice, ha una bella mimica, soprattutto gli hanno dato quel doppiaggio perché ovviamente è un personaggio con una mimica nell'anime classico particolare. Araki aveva lavorato anche a Lupin III, io ho sempre avuto l'impressione che ci abbia fatto un qualcosa È tipo vero, un po' Lupin c'è. in È vero, ne ha un quelle espressioni. pochino. Poi il doppiaggio gli è trovato con la voce perfetta, appunto, ha funzionato Roba. bene. Maestro dei ghiacci, abbiamo. In un ipotetico What If, se per una qualsiasi ragione i cinque protagonisti non fossero riusciti a conquistare l'armatura e si fossero ritrovati solo bronzini minori a difendere Isab, ah, cioè senza i cinque protagonisti, solo con Asher Company, sarebbero morti tutti subito. Praticamente sì, Sì, cioè. Sai, c'è un motivo se sono minori, poi per carità, tutti hanno il potenziale di far miracoli e così e qua. Però la guerra galattica serve praticamente proprio a distinguere tra i bronze che hanno una marcia in una più e una marcia in più e motivazione quelli in più. una marcia in meno. Poi è chiaro che anche Aspides volendo può battere Shaka, però insomma, cioè, Molto volendo. molto volendo. Ma già con Docrates praticamente morirebbero tutti. Ma già con i Black Fall, perché alla Sì, ah, fine, se però. pensiamo come viene sconfitto Blacky Lupo da Phoenix, da Ikki, a confronto i Black Fall mettono in difficoltà molto di più i protagonisti, quindi. Però avremmo visto i corrispettivi di Unicorno, Idra, eccetera. E Non è detto. sarebbe stato interessante, però. Black Idra, ancora più pippe dei cinque classici. Mamma mia. Li risuscita Lithia nel passato. Sarebbe bello uno spin-off con le storie dei maestri. Beh, Concordo. Albione maestro dei ghiacci, sì, ecco, magari una bella combo tra i due. Dai, il cantante rock e il cantante melodrammatico. Dai. Ma sai, anche una storia, qualcosa su Doku, su Camus. Persino sapere bene cosa, ecco, su Camus sfondo una porta aperta. Io infatti adesso non ci stavo pensando, stavo pensando a cambio perché prima pensavo maestro degli Sì, ghiacci. infatti, lui pensa al maestro dei ghiacci, perché cazzo me ne frega il maestro dei ghiacci con tutto il bene che gli voglio. Vabbè, ma che Spin-off vediamo? Camus da bambino. sui maestri, solamente Camio e Milo che crescono insieme e fine, basta, tutto il resto non mi Camus interessa. che insegna a Milo come fare le crepe e come assaggiare il vino. Esatto, anche tutto. Camio che Beh, fa da cavia a Milo per le cuspidi, le prova tutte su Camio, no? Il colpo. Ecco perché poi Camio è che strane diventato così, fantasie che hai, Iris, guarda. Che strani sogni. Beh, Ora più che io altro alle spin-off con le priorità. storie dei maestri in cui sappiamo qualcosa di più di Guilty.
Sarebbe Senti, interessante vedere Guilty co come è diventato Guilty, tra l'altro, che l'ultima ci volta che mi viene hanno provato a fare uno spin-off su Cameo è uscito Solo of Gold, ok? Quindi detto. ci rendiamo conto della gravità della situazione. Ho Quindi bisogno no, di non lo desiderare più. qualcosa che metta a posto quella cosa lì, assolutamente. Secondo voi, nel Next, vedremo le guardie dei tempi olimpici in stile satelliti di Artemide? Secondo me non avrebbe tanto senso, perché o metti la divinità o metti delle guardie. Se metti le guardie di ogni divinità e poi la divinità, diventa un poco come avere i soldati semplici prima di ogni casa dello zodiaco. Ti immagini se i protagonisti, prima di entrare in ogni casa, avevano come nel videogioco per PlayStation di un po' di anni fa, un esercito di soldati da far fuori prima di entrare nella casa. Ti scocci in fretta. Sarebbe interessante vedere gli eserciti delle divinità, però più eserciti vediamo, secondo me, meno divinità vediamo. Perciò preferirei che si facesse tutto sommato almeno degli eserciti per vedere finalmente questi dei olimpici. Ci sta. Allora, Matteo poi conclude quello che era il suo Continuava la primo. domanda, sì. Esatto. Cioè, i bronzini minori sarebbero arrivati a goldizzare e divinizzare? Tutto è possibile. Certo, se fai una saga sui cavalieri dello Zodiaco con cui hai quei cinque sopravvissuti, se vuoi mandare avanti la storia, quelli qualche cosa devono fare. È probabile. Sai, il fatto è Beh, che per goldizzare devono aver sconfitto i gold e aver ricevuto le armature bagnate del sangue d'oro. Secondo me no, non, cioè, sempre con il discorso che chiunque può battere chiunque, ma secondo me non hanno facilmente quel potenziale, il fatto stesso che vengono sconfitti la guerra galattica. Poi chi lo sa, o magari mai dire mai, però diciamo che se già è stato un miracolo per Pegasus e Sochi, per loro sarebbe stato un miracolo al cubo. Soprattutto per tutti e cinque, dai, soltanto Asher ancora, ma tipo Ban che risveglia l'armatura divina del Leone Minore. Questo è fortissimo. Benvenuto Emanuele. Dario Milia, se il Covid fosse il piano malvagio di una divinità X, come starebbe morendo Saori? Malamente. Come potrebbe morire? Questa era una domanda anche nel Q&A, nel senso come, quale potrebbe essere la prossima. Ma non lo so, dopo la follia Non lo della so. nave io ho perso ogni speranza, quindi. No, io secondo me è attaccata a qualche macchinario che piano piano le sta togliendo il sangue. Non lo so, una cosa comunque molto medica, quindi in una situazione ospedaliera. Ospitaliera. Oh, questa invece è tutta per Aeris. Franci Giunchi, uno spin-off con protagonista Orfeo della Lira? Per me anche no. No, per me anche sì, per me assolutamente anche sì, sarebbe carino, ma Orfeo è uno dei miei, l'avevamo detto poco fa nell'ultimo Q&A, mi sembra, Orfeo è uno dei miei preferiti, quindi sì, sarebbe carino uno spin-off di tutta la sua storia, poi i particolari di lui che va nell'Ade, Euridice, quello che... cioè, in realtà sarebbe una cosa carina, fatta bene, chiaramente, però è un Carino come una papabile. martellata sulle dita dei piedi. Esatto, cioè la dovrebbero Come fare un po' siete? meno tragica. Cioè, lo spin-off su Orfeo Vabbè, prima che si perda, chiama Orfeo. prima Si che chiama perda, Orfeo. sì, ma prima La che perda tragedia è ce l'ha un. per contratto uno con il nome di Orfeo, dai, per Sì, però parliamo di contratto. prima, anzi, prima che incontri Prima, anche Euridice, ecco, prima prima, di. sarebbe carino vedere Quasi. come è diventato così forte, cioè Sì. che tipo di avventure ha vissuto per diventare un cavaliere d'argento leggendario, quello sì. Quello sì, anche perché dopo sostanzialmente lo Appunto, conosciamo, a grandi linee lo e c'è conosciamo, bastato. quindi non è... Ah, come siete poco romantici però, tutte Allora, vediamo la prossima Ciao domanda. Marco Vaghi che ci saluta.
Fabiana, off topic per Elisa, chi è il data master Xehanort? Xehanort è un villain di Kingdom Hearts 3. Ho scaricato il DLC che è uscito qualche mesetto fa e ci sono 14 boss da sconfiggere più forti che rispetto al gioco regolare. E quindi devo battere il tredicesimo e niente, ci sto spaccando la testa sopra perché sto racimolando un sacco di game over da tipo 2 o 3 giorni, sempre contro lo stesso personaggio. E quindi tra poco probabilmente prendo la PS4 e la butto dalla finestra. E poi non puoi neanche uscire a prendere. Esatto, tra altre cose, poi resta lì. Però no, sì, quindi ci sto spaccando proprio. Infatti avevo bisogno di una pausa. Adesso mi vedete tranquilla, ma in realtà 2 ore fa ero tipo... avete presente Hades di Hercules quando diventano i capelli? Ecco, uguale. Immaginatemi così, uguale. Quando esce il Final Fantasy VII Remake? Il 10 aprile, se Quindi, non ritarda, ragazzi, se non ritarda. no, il bello è Se che non probabilmente uscirà nel momento in cui la quarantena sarà terminata e tu dovrai invece uscire da casa. Non lo so, eh beh, bisogna, sì, si spera chiaramente che finisca, però No, cioè, vediamo. al momento quando è? Fino al 3 aprile? Al momento sì, è fino al 3 aprile. Oddio, Tanto poi ecco. mi ci rimetto, appena esce il gioco, mi ci rimetto da solo in quarantena, quindi... Ma tanto credo che andremo oltre. Anche secondo me, quindi... Allora, Giovanni ci fa sapere che Miss Teshirogi sta bene. Beh, quello non bene. Il Giappone Meno non sta malissimo rispetto ad altri male. stati. Adesso che l'hai detto. No, beh, spero di no, poveri. Hanno le Olimpiadi. Ragazzi, sapete Sapete? come mai in Soul of Gold hanno reinterpretato i God Warriors anziché riprendere le robe classiche? Oh, Ma le robe, le armature. Le armature di Asgard si chiamano robe. le robe, Le Roberto classiche. Io devo Guarda, abbiamo un'intervista al produttore in cui disse che fu scelta Asgard perché serviva un mondo che i fan già conoscessero, perché non avevano tempo per spiegare anche un nuovo mondo, appunto. Avrebbero potuto, sì, riprendere le robe classiche, però considerando che la serie è ambientata pochissimo dopo quella classica, sarebbe stato, da un certo punto di vista, difficile avere cose originali sempre con quei personaggi, perché avreste avuto un altro ametista, un altro Mime e così via. Almeno hanno potuto creare personaggi nuovi, fare schifo con loro e non hanno rovinato la memoria degli Asgardiani classici più di tanto. Però comunque penso per ragioni narrative, penso per ragioni di sceneggiatura. Potrebbe anche essere per ragioni economiche, nel senso che magari se fossero andati bene avrebbero anche Certo. venduti. Sì. Avrebbero anche venduto i mit dei personaggi nuovi. Anche se guarda, economicamente per come Bandai avrebbero riciclato le armature classiche con soltanto una testa nuova, quindi gli costava di meno rimettere le vecchie armature. Considerando che è uscito soltanto Loki dei personaggi di Asgard, perché poi non sono riusciti più a attivarla. Ci sarebbe stata una ribellione però, eh? Cioè ti immagini Mime con un volto diverso, un Orion con un volto diverso. Sai, finora non abbiamo ancora avuto mit dei Cavalieri d'Oro del Canvas, per esempio, cioè di Cavalieri d'Oro che sono quasi identici ai classici, ma diversi, intendiamolo così. Quindi, sai, non sarebbe stato semplice. Aeris annega i pensieri nell'alcol. Oggi è lunedì, vi do una brutta notizia, seguo tutta la live. Io, per me è martedì, cioè penso ancora che è martedì. Sì, anch'io sono un po'. Se i protagonisti fossero stati Ikki e Black, avremmo tifato massicciamente per i Black. Assolutamente sì. Decisamente. Assolutamente sì. Ammazzarli. Fabiana Fè, il maestro dei ghiacci non esiste. Ha detto che ci sarà maestro dei ghiacci proprio sopra di te che non sarebbe nella tua
opinione. È un personaggio stupendo, povero Maestrino. L'unica cosa, al momento sul sito di Sirio c'è la Championship, ecco, non fate che Maestro di Ghiaccio rivinca su Milo, cioè basta con questi trucchi perché non ci crede nessuno. Una Domanda per domandina per Iris, vai Iris, tutta tua. l'ho messa in sovraimpressione. Ah, ok, una domandina che in molti video hai criticato la recente produzione di Toei Animation. Cosa ne pensi del reboot di Sailor Moon? È orrendo, ragazzi, è orrendo. Soprattutto i primi episodi, i primissimi episodi avevano una qualità, ragazzi, devastante. Poi li hanno leggermente messo a posto con i Blu-ray, però no, non mi piace né il design né, vabbè, la Toei Animation, quindi ragazzi, la qualità è quella che è. Ma soprattutto io non sono una grandissima fan del manga di Sailor Moon, perché è molto, molto veloce. È velocissimo. Se i Cavalieri, ragazzi, abbiamo detto mille volte che sono veloci, hanno una scansione degli eventi veramente molto rapida, quella di Sailor Moon è peggio, è veramente affrettato. E quindi già non mi piace molto il manga di base. L'anime è stato realizzato, secondo me, soprattutto le prime due stagioni, quindi la regolare e la R, sono state pessime, secondo me, e quindi il risultato proprio no. Proprio no, né dal punto di vista del design né della realizzazione. Prendiamo Va però il meglio lato con, positivo. va un pochino meglio con la terza stagione, quella dove arrivano Nettuno, Uranus, Plutone e Saturn, tutte insieme così, però comunque non, lo guardo perché lo guardo, però insomma poteva essere realizzato meglio. Ma sai, spesso ci si, o meglio, la concezione di oggi, degli ultimi anni, è che gli anime devono seguire i manga alla virgola, perché se non seguono i manga scoppia la rivoluzione. E questo è probabilmente il frutto della maggior diffusione dei manga che tramite scan, tramite editori, eccetera, effettivamente sono più conosciuti rispetto a una volta. Però ci sono dei manga che sono stati migliorati tantissimo dagli anime, e questo vale anche per Saint Seiya, sia come storia, sia come di character design. Roba come Ori e Benji oppure Re di Oscar sono dei manga orrendi, cioè se mai avete visto il fumo, i manga di Ori e Benji hanno una testa grande quanto una Vabbè, lascia mano stare. e un corpo gigantesco, c'è cioè una cosa spropositata. Anche Re di Oscar è una persino mi sembra Michi Meno disse il materiale originale che ci arrivava era talmente brutto che lo dovevamo rifare da capo. C'è una dichiarazione che da parte di un disegno, non ricordo se lo dica Araki o Imeno, una delle due, che è una dichiarazione che per come sono rispettosi in Giappone del lavoro altrui, per dire una cosa del genere deve fare veramente schifo. E infatti purtroppo poi si può apprezzare la bravura degli autori, non tutti sanno No, ma disegnare o sai, sceneggiare bene, però. comunque, Lady Oscar, comunque il manga è un manga vecchio, davvero vecchio, perché è degli anni 70, mi sembra, Mi il sembra manga di fine Lady anni, Oscar. '70, se non sbaglio. L'anime è degli anni 70, ma il manga adesso, a parte che l'anime poi è arrivato tantissimo tempo dopo perché la Ikeda non voleva cedere i diritti per l'anime di Lady Oscar, però sì, Lady Oscar il manga è del 72, quindi inizio anni 70, quindi è un manga comunque abbastanza datato che rispondeva comunque a determinate scelte grafiche. Sailor Moon è un manga invece degli anni 90, però graficamente assomiglia comunque tantissimo a un manga degli anni 70. Cioè, io il manga di Sailor Moon, quando lo apro, ad esempio, rimango sconvolta perché praticamente non ci sono gli sfondi. Cioè, è tutto bianco con i fiorellini, è quasi tutto così il manga di Sailor Moon. E soprattutto non si avverte lo scorrere del tempo. È una cosa che si avverte secondo me molto anche nel manga di Lady Oscar, questo. Sembra ambientato tutto nello stesso giorno, quando invece Lady Oscar assolutamente molto importante invece che è una storia che si fa in 20 anni della vita di questi qua. E Sailor Moon, seppur vabbè, i tempi siano più ristretti, comunque c'ha molto di queste cose qui dei manga anni 70 ed è un manga che non mi è mai piaciuto, solamente che Sailor Moon ha avuto un blocco di diritti che è
che si è protratto per tantissimo tempo, adesso non mi ricordo quanti anni, ma un casino di anni. Quindi, quando hanno voluto rilanciare il brand, l'hanno fatto nell'unica maniera che conoscevano, ovvero rifacendo un anime, però non puoi rifare l'anime storico, quindi rilanci con l'anime fedele al manga. Ma E poi quindi è mi stato sembra che così. ci furono un sacco di situazioni giuridiche tra l'autrice, la Toei, le case produttrici e via dicendo. Infatti la Ancora. trasmissione è stata vietata in tanti paesi, inclusa l'Italia, per decenni, perché c'era questa situazione in corso. Sailor Moon è stato stoppato in tutto il mondo, tutto il merchandise, tutte le trasmissioni per, secondo me, più di 10 anni. Mi Secondo me sembra almeno mo più di molto dieci più di anni. 10 anni. Adesso non mi ricordo ovviamente, ma è come Candy, anche Candy è fermo, però Candy è ancora fermo, ad esempio. Però Candy Candy non è va. andato in onda un sacco di volte da noi in Italia. Sailor Moon mi sembra che, a parte il primo passaggio su Rete 4, su Game Bot, e mi sembra qualche passaggio successivo pomeridiano su Bim Bum Bam, però poi è andato in onda relativamente poco, perché i casini sono usciti relativamente presto. Sì, adesso io ti dico, non mi ricordo onestamente, anche perché Sailor Moon facevo come Sensei, registravo le puntate, quindi non mi Ah, sono vedi. accorta poi se non è andato e non me ne fregava niente perché guardavo le videocassette. Però no, Candy invece è bloccato dagli anni 90, Candy non va più in onda da noi dagli anni 90 e anche in Giappone è ancora fermo. Federica. Un'altra che praticamente tra poco l'autrice muore in manga. Allora, Maestro dei Ghiacci tende a far sapere che vive Vegeto, ma mentre invece Pietro Bonelli chiede chi sono i maestri dei bronzini minori. In Awakening Nachi viene allenato da lupi. C'è qualche documentazione ufficiale a riguardo? No, no, purtroppo. È vero, in Awakening ci sono delle side stories, e in effetti spesso sono dedicate ai bronzi minori, e sì, nel caso di Black è addestrato da un branco di lupi o cose del genere. È un po' un mistero di Senseiya, perché non sarebbero finiti i cavalieri tecnicamente, o ci sono dei maestri che se ne sbattono regolarmente, non vanno mai al santuario, altrimenti non abbiamo idea di perché questi personaggi non entrino in scena dopo. Bisognerebbe chiederlo a Kurumada, però no, né negli artbook, né nell'enciclopedia, in nessun documento ufficiale uscito finora ci sono degli indizi in questo senso. Awakening, appunto, ci ha messo. Mi sembra che si veda qualcosa anche per quanto riguarda Ban e Jackie DeRose, ma sono sempre personaggi creati dal gioco, un comandante dei soldati, cose del genere, insomma. No, veniva da ridere che l'idea, a parte che Ban ci fanno notare non ha una battuta in tutto il manga, mi fa ridere questa possibile pena per Saori, una febbre che aumenta finché non prende fuoco. Quindi ci potrebbe Poverino. stare. Ecco, mi tocca concordare con Maestro dei Ghiacci. Lo spin-off con Orfeo no, incontra Euridice e diventa Piccoli Problemi di Cuore. Ecco, io lo spin-off fino a prima che incontra Euridice. Tanto poi la storia quella la sappiamo. Poi finisce con una sfiga che incontro Euridice, lui tutto contento, e diciamo: ah, è finito, adesso era un tanto un bel personaggio. Leggo già il disappunto nello sguardo di Eris. Nella serie Netflix, i bronzini, al netto di Seiya, non hanno esperito nessuna forma di sviluppo del personaggio per la gioia di Eris. Continueranno a gestire così la questione? Cioè, Guarda, continueranno dipende a non farli crescere, a. dipende da come affronteranno le 12 case, perché ci sono aspetti che secondo me verranno abbastanza tralasciati, tipo, guarda caso, sono sempre Sirio e Crystal, secondo me, quelli più a rischio, perché roba come le teste della casa di Cancer, non so quanto, che cosa ne resterà. Così come dell'emorragia di Crystal rotta la casa, rischiamo che rimanga ben poco.
Non mi sembra che ci sia più di tanto la storia della mamma di Crystal in Netflix. Mi sembra che non c'è la scena in cui lui si tuffa nel ghiaccio, nell'episodio in cui compare Crystal. Quindi anche con Cameo c'è poco da dire e da fare. Sono a rischio, sono a rischio. Ma io Intanto. voglio essere positivo invece, pensare che un minimo di sviluppo del personaggio lo mostrino, altrimenti saranno battaglie veramente di 3 secondi e mezzo. Sai, guarda, a me piacciono in generale le serie animate americane, Justice League, Avengers, queste qui. E la costruzione di una serie animata americana ha più enfasi su portare avanti la storia in sé che sul personaggio. Poi i personaggi a modo loro pure crescono, non è che vengono lasciati lì. Però c'è meno pathos, meno dramma è una cosa un po' più dietro le quinte, mentre gli anime tendono a mettere più in primo piano questo scontro di emozioni, spesso questo scontro di sentimenti, se vogliamo chiamarlo i sentimenti, mentre le serie americane tendono a raccontare una storia e poi tra le righe il personaggio cresce. Per cui nell'ottica americana, magari anche quando Sirio si acceca contro Argo, nonostante sia una cosa buttata via in 2 minuti, però il fatto che si accechi e dica sono disposto a tutto per Atene è un momento di crescita. È un tipo di approccio diverso narrativamente rispetto a quello giapponese e mettendoci meno enfasi sopra passa un po' più inosservato. Domanda culinaria. Quale potrebbe essere il piatto preferito di ogni Gold? Secondo me Mu mangia solo insalatine, mentre Aioli e Aldone si sfidano a chi mangia di più e Aldi stravince. Beh, credo che quello, cioè Aldi con Aioli praticamente lo mette al tappeto subito da questo punto di vista. Che si mangiano? Che mangerebbe Camio? Dei cubetti di ghiaccio? No, non lo so. Dove? È francese, ricordiamoci sempre che è Qualche zuppa? francese, cambio. No, beh, la zuppa calda è un must, vogliamo dire. Chiaramente si fa una buona zuppa calda. Non lo so, entrecôte, bœuf alla bourguignon, non lo so, boh, qualcosa lì. Bourguignon mi piace, ce lo vedo con tutte le sue salsine. Ce lo posso vedere, sì. Piatto preferito? Beh, io credo che sarebbe il piatto della loro casa patria, quindi vedo una bella fagioada per Aldi, sì. Salsa tzatziki e moussaka per tutti i crash e così via. Ah, Milo sicuramente. Allora, passando invece a Flavio Farina, nell'anime i bronze sono maggiorenni visto che Yoga guida la macchina? In teoria no, però. Allora, è una cosa di cui abbiamo parlato in un vecchio video. In pratica, nell'anime le età ufficiali non ci sono, in realtà anche nel manga le età ufficiali viene dal materiale accessorio, cioè dalle enciclopedie e via dicendo. Però quando venne creata la serie, i produttori chiesero ad Araki Eno di invecchiare graficamente un po' tutti i personaggi, di farli apparire più grandi rispetto a quanto fossero nel manga. E infatti tutti quanti, rispetto soprattutto ai primi numeri del manga, hanno una fisicità un po' più adulta come lineamenti, come corporature e tutto. E in quest'ottica si pone pure quella famosa scena di Crystal che guida. Quindi diciamo, a prescindere che mi sembra che in Giappone la patente si prenda un po' prima rispetto all'Italia, ora non sono sicurissimo se si prende a 16 Sì. anni, ma mi sembra di ricordare che si prende prima. Ma comunque diciamo che è inteso, i personaggi sono intesi essere più grandi. Poi se probabilmente sulla carta d'identità hanno l'età del manga, perché non avendo delle età ufficiali l'anime deve legarsi a quello. Però, come dire, ti strizzano l'occhio per farti capire che sono un po' più grandi. Sì, anche perché se Yoga avrebbe 18 anni, chi ne avrebbe 18? Intanto ho googlato 18 più 20.
Intanto ho googlato patente in Giappone età e viene detto 18 qua. In Ah, Giappone cosiddetto ok. foglio rosso prepatente viene concesso a chi guida, a chi abbia compiuto almeno 18 anni. Ah, ok. Ricordavo 16, se non 18 io altro. e 20 chi dai, ci potrebbe anche stare. Sì, ma ci sta. Ma sì, ma il problema, come avevamo detto anche in un altro video, è che le età a livello estetico sono chiaramente state tirate su, perché lo vediamo anche proprio dalla fisionomia o anche dalle scene come la macchina e via dicendo. Il problema semmai è quando ci sono i riferimenti dei personaggi che parlano, perché Saori quando parla di Saga che l'ha voluta seccare dice sempre 13 anni prima, il che ci fa sicuramente mettere Saori comunque a un'età di 13 anni dichiarata, e quella 13 anni non li dà davvero comunque, possiamo dire quello che vogliamo, ma non li dà. Gli altri ci girano intorno, quindi diciamo che tecnicamente a livello da quello che viene detto, le età restano più o meno quelle del manga, più o meno quelle del manga, ma esteticamente vengono tirate su, quindi si va un po' in contraddizione tra quello che i personaggi dicono e quello che poi mostrano. Però vabbè, gli si vuole bene lo stesso. Che poi Reta alla fine non hanno una ragione narrativa nella storia. No. Non cioè, se Andromeda invece di avere 14 anni ne avesse 20, Cambia niente. se se sarebbe magari più sensato perché appunto come maturità, come fisicità, però non c'è un motivo narrativo per cui debba avere 14 anni, se non il fatto che il manga, essendo shonen, era fatto per ragazzini e si tende a dare ai protagonisti l'età dei lettori. Fabiana Fei, sono di parte, voglio uno spin-off su Mu, anche Shiryu, ma non lo vuole ammettere. Anche per capire cosa ha fatto 13 anni nello Jamir. Beh, sicuramente faceva la spola tra Jamir e Cinque Picchi, visto che con Doku No, no. hanno una comunella che dura da parecchio. Però, beh, sì, ma io con i Gold vorrei lo spin-off per tutti, cosa che vorrebbe anche Shiryu, ma non lo vuole ammettere. Aldo ha una domanda per te, Tutta vai. tua. Ah, qual è il nome della tua regione su Awakening? Qual è la tua in-app attuale e quella desiderata? Allora, la regione è Cavalieri con il punto esclamativo e il server, destino ha voluto che il server E17 pesci, sono capitato in casa di Afrodite. Questo è importante perché soltanto chi è su quel server si può unire alla regione, quindi non si riesce a fare cross tra server diversi. Infatti, ci ha provato Emdor, che è uno dei ragazzi che ci sta seguendo stasera, e poverino si è dovuto rifare l'account da zero e ritrovare tutti i personaggi. La mia lineup attuale è, se non me lo bannano, ci sono Kiki, Fenix in armatura divina, Pandora, Micene, e poi dipende, solitamente Shaka è il sacerdote nero, il Nero Priest. Però dipende, a volte metto Sirio oppure Nemesis per difesa, a volte metto una per raddoppiare Cosmo. Raramente sto iniziando a usare di più Sion, perché Sion ha una buona capacità distruttiva in un colpo solo, perché purtroppo Icchi Divino lo bannano sempre. In attesa che esca Sirio Divino, perché ci sono già i video tutorial su Tubo e Sirio Divino è una forza della natura, quindi lo sto aspettando con impazienza. Mi mancano Ade, Nettuno, Minosse, Pegasus Divino e Radamante. Ho trovato tutti i gold, ma mi mancano dei personaggi usciti finora, mi mancano questi. Proprio adesso hanno detto che da domani uscirà un personaggio vecchio ma nuovo, cioè che non abbiamo già, quindi aspetto il pool di domani. Io mi sono fermato a Nemes per la difesa e lì poi ho. Perché voi non giocate, non giocate, dovete venire anche voi nel gorgo di perdizione. Il gorgo di Scilla. Eleonora De Angelis, di quale Gold serie classica vorreste il Gaiden? Beh, Eris credo che sicuramente lo vorrebbe di Micene perché dice: non lo conosco, almeno fatemi conoscere. Devo andare in Molise a Non trovare la c'ha, stampa. esatto, esattamente. Per quel che mi riguarda, Milo, Camus e Shaka.
Direi anche Saga, ma Saga sappiamo Abbiamo tutto avuto. ormai di Saga, quindi non me ne frega niente. Mi dispiace perché lo amo, però Milo, Camus e Shaka. Uno Poi spin-off su Care. sono felice e posso morire in pace. A me piacerebbe su Cancer, sai, capire se c'è un motivo per cui è venuto fuori così, anche su Shaka, frega niente di Camus. No, direi Cancer e Shaka. Lui vuole Cancer e Afrodite, al solito non lo vuole a me, non lo vuole a Diciamo me. che per fortuna Shura me lo hanno già fatto in pratica, Iori me lo hanno già fatto, quindi sono abbastanza soddisfatto. Domanda su Hades. Avreste preferito avere l'accesso all'aldilà in posti più legati alla mitologia come il lago d'Averno, vicino al tempio principale di Ade in Grecia o il castello in Germania? Aspetta che non l'ho Ok. letta. Niente, ti sta chiedendo se l'ingresso per Val di Là sarebbe dovuto essere in un luogo più corretto mitologicamente parlando. Sai, il fatto è che Senseiya non è un compendio mitologico, Senseiya è una serie di intrattenimento con spunti mitologici, quindi potevano A metterlo anche caso. sì, potevano metterlo anche a Scorpione sta fuggendo, fate tutti attenzione a Scorpione. Eccolo, chissà quale bella signorina è venuto a intrattenerlo. Quindi potevano metterlo anche a casa di Scorpione e non sarebbe cambiato niente. In realtà io starnutisco, altro che. Sì. Marco Vaghi, già ti rispondo che non sei l'unico. Eri l'unico a sperare che episodio G facesse un grande approfondimento su tutti i gold pre-ammessitura? No, sicuramente non sei l'unico, anzi, è quello che volevamo tutti. No, tutti no. Tranne. Io sì. No, su tutti i gold sarebbe stato pesante, secondo me, perché avrebbe finito per fare tipo il canvas in cui tutti i gold sono fighi, sono belli, sono tragici, sono questo e sono quello. Quindi no, tutti non lo vorrei, ma non lo vorrei in nessuna opera un approfondimento su tutti i gold. Vabbè, dopo però poi vai a creare delle disparità, dai. O Ma tutto pazienza, è normale che ci siano disparità. È come dire che i gold devono avere tutti la stessa forza. Ma perché? Cioè, hai Afrodite, hai Saga, è chiaro che non hanno la stessa forza. si sta infervorando, si sta Eh sì, dai, questa infervorando. cosa che devono essere tutti allo stesso piano. No, i gold hanno dei personaggi che sono stupendi e hanno dei personaggi che sono delle barzellette. Ed è giusto che sia così. Carlo avrebbe voluto una serie antologica, poi vabbè, Fabiana e Maestro di Ghiaccio è nata una coppia. Infatti, Elisa Crystal riprende anche la struttura dei capitoli e i loro titoli. Crystal, credo che sia Sailor Moon Ah, Crystal. ok. Sì, ovvio. Sì, assolutamente sì. Allora, ma se non esistessi, come fai a essere? Questo qua era su. Oh, Sta no. nascendo un amore, non ho Sì, è una capito. ship. Ah, Sì. ok, perfetto. Gente, il problema è quanto sia bravo lo sceneggiatore. Suga non a caso, stavo leggendo Suga. Suga non a caso. E serie Canvas ha fatto lo scam quando si è accorto che con i lievi di Toro non ha fatto come voleva l'autrice. Vabbè, queste penso Onorevole, ora non erano domande, scusate. non ho capito. Sailor M Bunny è insopportabile, sì, ma c'è chi usa, ricordiamocelo, ecco. Sai che mi sembra che a Seguita Maestro dei Ghiacci piaccia chi più usa? Mi sembra che. dal fratellino di Mile e di Annette. Ecco, il fratellino di Annette. Sono d'accordissimo con Fabiana. Meritava di volare. Quando vola giù dal burrone è stato uno dei miei momenti, è stato uno dei momenti migliori della mia infanzia. Peccato non sia crepato proprio. Ma anche il fratellino di Mila e Shiro là, Oh, vabbè, ma quello almeno Mi ricordo era. un video su YouTube proprio sui fratellini dell'anime, che effettivamente si sono tutti degli scassacazzo. Sì, ma almeno quello di Mila sta sugli spalti a fare un po' di tifo e ha la bandiera, così quello di Annetta, ragazzi, meritava le peggio cose invece. Attenzione che ci bannano il video, se Strike. parliamo. A che ora è stata trafitta Saori dalla freccia? Mezzogiorno? No, aspetta, ci possiamo arrivare perché mi sembra che Considerate il che quando tramonto è quando era la escono dalla decina. casa del Sagittario. Esatto.
alla nona casa c'è il tramonto. Sì, però dipende, era un giorno estivo, un giorno invernale, Ah, quindi il beh, tramonto era alle 5, il vabbè. tramonto era alle 8. Aspetta che lo avevo calcolato. Okay, Io cioè... aspetto Eris che dica il suo leitmotiv: Scorpione, non rompere i coglioni, che voi non avete mai Esatto. sentito live. Vabbè, ma dai, poni il tramonto più o meno alle 6, 6 e mezza, dai, ponilo in una fascia del genere, tra le 6 e le Quindi 7. 9 della mattina? 9, 10 della mattina? Oh, Saori ci va con le maniche a mezze maniche, dai, quindi vuol dire che siamo. Vabbè, che va anche ad Asgard in mezze maniche, non vuol dire, Quindi non secondo vuol me dire più di tanto, però dai miei sembra una bella giornata. calcoli era io il 24 ottobre. E quindi siamo giornate più cortarelle. Sì, ci può stare per le 10 della mattina. O 9 anche. Perché c'è Fammi vedere da Tokyo ad Atena che operativo avrebbe. E vediamo che ora a terra. A parte che non Beh, quello è vedo. un volo privato, però. È un volo Però più o meno privato, visto che è il vedo. fuso orario, ma Ah. secondo me hanno, sì, sono atterrati la mattina, hanno fatto il volo di notturna, così hanno recuperato il fuso orario. Perché c'è una data nel manga che in realtà è un piccolo inside joke, perché è la data in cui uscì quel capitolo, che è quando aveva luogo la guerra galattica. E da quella data, con quello che viene detto, si può più o meno calcolare tutto. Se non che poi arriva Next Dimension che ti sposta tutto 4 anni dopo e non c'entra più niente, perché deve essere sempre in contemporanea con la data di uscita, che nel Next Dimension sarebbe stato il 90. Però, diciamo, ignorando Next Dimension, era l'86 e quindi si calcolava che fosse fine ottobre. Poi si parlava di Candy Candy, Shiryu, ma il tuo sito non lo aggiorni più? Erano belle No. le tue fanfiction, che poi beh, le sue erano solo tre, il resto erano di altri autori. Grazie, no, ho smesso di aggiornare, non ce la faccio più, sinceramente. È stato bello. Ho mantenuto il sito dal 2000 al 2015-16, ora non ricordo neanche più l'anno esatto. Dopo, comunque sono stati quasi quasi o più di 15 anni, no? Grazie. Ma, ho dato dal 2000 al 2015, sì, sono stati 15 anni. Insomma, ho iniziato che mi ero appena diplomato, ho finito che ero laureato, lavoravo, eccetera, no? Io vorrei sapere come Aeris affronta questa quarantena e se può darci dei consigli. Giocando. Fai il Aeris, tutorial, maestra ninja, dai. Aeris, il tutorial su come lavarsi le mani. Guarda, intanto dormo. Oh, sto dormendo tantissimo, proprio resto a letto e mi sveglio a degli orari che non vi sto neanche a dire. Niente, dopodiché gioco, 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 mangio, gioco, 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 gioco. Ho promesso che mi metto qualche live, poi ma, dei manga arretrati, dei libri. Guarda, negli ultimi 3 giorni ho guardato tutto Il Signore degli Anelli Extended Version, uno al giorno, che fate tanto, però messi insieme sono più di 12 ore di film, ragazzi, quindi molto bello. E basta, in realtà, cioè io non ho problemi in realtà a stare in casa e fare delle cose, perché io ho sempre delle cose da fare, che siano al PC, che sia leggere dei libri, quindi non è proprio un problema per me da questo punto di vista. E poi ho Fai promesso un che po' di metto un attività po'. sportiva o diventi. L'attività sportiva la faccio portando fuori a spasso i cani e la sera faccio un'oretta di camminata, ecco la mia attività sportiva. No, poi ho promesso che comunque metto un po' a posto qui le vetrine per fare poi il video della collezione mia. Quindi se non lo faccio adesso che sono in casa, poi non lo faccio più. Quindi adesso devo mettere un po' a posto. A proposito di questo, ora ho saltato alcuni commenti che erano comunque relativi alle domande precedenti. Quando ci sarà il video collezione di Aeris, quello di Scorpione, beh, il mio non c'è perché no, non colleziono, però potrei fare qualche video in futuro di altro genere. Detta così, guarda. Nel senso che non la mia collezione, ma la collezione di qualcun altro in un altro paese. Mamma E mia. Aeris, beh, non lo so.
Arriva, arriva, devo Arriva. mettere un po' a posto, dare una spolverata ai meet perché sennò con la telecamera vedete 20 dita di polvere. E fatto questo, poi lo preparo, però preparatevi perché non è assolutamente come quella di Shiryu, c'è molta meno roba, quindi vedremo, Non insomma. datevi retta perché lei ha delle cose che io non ho e che mi piacerebbe avere, per cui occhio perché la Sì, va correzione di bene. Iris ha delle gemme nascoste. Ok, però c'ho molta meno roba, quindi vi faccio vedere quelle due o tre gemmine nascoste, però non cambia il fatto che sarà un video abbastanza corto, secondo me. Poi vediamo, adesso esce un video di 1 ora e mezza, però... Ragazzi, mi date qualche consiglio, qualche dettaglio in più sulla Toei? In che senso? In che senso? È una serie, è una casa di produzione di anime che lavora dagli anni, adesso non mi ricordo, da un bel po' di anni, che ultimamente fa della robaccia, basta. Invece la domanda dopo era un'idea per un meme che avevo dato ad Aeris. Circa i tempi che corrono, in 30 anni, un video sui Cavalieri della Corona e Febo meriterebbe? Se non ricordo male, quel piccolo gran film, Guerrieri Scarlatti, era uscito per i 20. No, aspetta, i Guerrieri Scarlatti sicuramente non è uscito per un anniversario. I Guerrieri Scarlatti è uscito contemporaneamente all'anime classico, più o 86 meno periodo serie di Asgard, mi sembra 88. sì, agosto 88, sì. E Quindi no. 86 di Eris. Forse per l'anniversario, ma neanche il Tenkai Overture è uscito per un anniversario, è uscito nel 2002, non era un anniversario No, il Tenkai è del particolare. 2000 2004? e No, 2004? abbiamo fatto il 2000. 2004, perché lo scorso anno quando abbiamo fatto il video Sì. erano per i 15 anni. 14 febbraio 2004. Sì, 14 febbraio non te lo puoi scordare. A San Valentino. Quindi no, non Però no, effettivamente no, mi meraviglio che nessuno ancora non ha fatto un meme con i Cavalieri della Corona, Sì, infatti considerato. anch'io sono detto, io sono qua che lo sto aspettando il meme con i corona, proprio non boh. Comunque no, abbiamo parlato del terzo film, già abbiamo fatto un video su tutti i film. Parlare direttamente dei Cavalieri della Corona e di Febo, per me si potrebbe anche fare. Diciamo Guarda. che tra poco finiremo Asgardiani e Generali e poi troveremo qualcun altro su cui fare i video mensili. Un'ora e 07, scusi, almeno linki. Ah, è vero che c'è qua. Ah, Sì, cioè vabbè, abbiamo già il ok. timer, quindi non ti devi neanche stare troppo ad ammazzare con le scan. Che Però sì, bello, avrete anche il grazie. link sul video dei quattro Sì. film e magari anche quello lì del Tenkai, così almeno vi vedete l'uno e l'altro. E magari anche quello con la correzione. Forse. Non so se... Franci ci chiede una domanda piuttosto spinosa. Non so se vi è stato già chiesto, ma secondo voi vedremo mai la fine di tutta la serie animata Lost Canvas? Magari potrebbe produrla Netflix, dato che ha già gli episodi fatti fino ad ora. Ora, l'esperto di Lost Canvas è in chat, però mi sembra che i diritti non erano tuoi, vero? Erano, I cioè, la diritti fine erano erano PMS. TMS, i Cioè, diritti sono grazie a della Dio. Tokyo Movie, però mi sembra che di recente siano Siamo rientrati a formati. Toei. Mi sembra che ci sono stati degli... Non è stato detto ufficialmente perché i giapponesi ufficialmente non dicono quasi niente, però c'erano degli indizi che facevano pensare che fossero rientrati a Toei. Secondo me è difficile. Vedo più possibile che venga rifatto da zero. E chissà poi con quale qualità, con quale stile e tutto. Mi sembra però più plausibile un reboot che non un proseguimento. Beh, anche perché proseguire vai ad abbassare la qualità sarebbe un'ammazzata Sì, sulle ma poi sono passati già un po' di anni. Ci sono carte. serie che sono riprese ad anni di distanza, è possibile. Però, ripeto, se, diciamo che mi sorprenderebbe, mi aspetterei di più che venga ricominciata da capo, magari appunto dalla Toei, in uno stile Toei, che non continuare una terza stagione
bisognerebbe rimettere insieme tutto lo staff ad anni di distanza, insomma, un po' complicatuccio. Per me ci andrebbe a perdere perché lo stile della serie Canvas fatta dalla TMS è qualitativamente, soggettivamente ovviamente, però qualitativamente superiore a tutte le altre serie che abbiamo visto dopo poi. La Toei, come ci chiede Marco Vaghi, dite spesso che la qualità è mediamente bassa se non inesistente, come mai? Beh, qualità per quanto riguarda i prodotti anime visti di adesso, beh, credo che saprei disegnare meglio io che sono incapace. E anche le animazioni e tutto il resto. Cioè, il fatto che la Toei, essendo un brand molto grande, acquista spesso i diritti per anime basati su manga di successo, se non che quel tipo di serie non hanno bisogno più di tanto di puntare su chissà quale qualità grafica, perché tanto ti attirano pubblico più o meno a prescindere. Poi i costi di una serie settimanale sono alti. Quando la Toei produceva robe buone, tipo la serie classica, in realtà gli animatori, i disegnatori venivano strasfruttati con stipendi La da fame. fame. Poi sono nati anche lì i sindacati, i diritti dei lavoratori e quant'altro, e gli stipendi si sono alzati, i soldi sono sempre quelli, anzi sono diminuiti perché comunque c'è una crisi del mercato anime e manga. E quindi ci sono meno soldi, ci sono meno incassi, ci sono più spese e niente, quindi il budget si abbassa e se abbassi il budget, questi sono i risultati. Ora, non so sinceramente gli anime di One Punch Man e My Hero Academia da chi siano prodotti, perché per esempio My Hero Academia o Academia ha una buona, è fatto bene, è animato bene, ha una bella regia, insomma, è fatto come si deve. Sospetto che non sia Toei, in realtà. E Te lo dico subito. anche la prima stagione di One Punch Man ha una bella regia. Nel frattempo che c'è, Bonus. Matteo chiede, visto che è già toccato a Sailor Moon e Dragon Ball, toccherà a Ken Sensei un anime fedele al manga? Che dire si sbaglia. My Hero Academia non è Toei, è della Bones. Ok. Che è quella di, te lo dico subito, ragazzi, qua i nomi. Bones, Eureka Seven, Fullmetal Alchemist, Wolf's Rain e altra roba. Ok. Eh sì, in effetti è un livello qualitativo molto maggiore rispetto a quello che vediamo finora. Mi sembra che al momento, in effetti, Dragon Ball Super è sicuramente Toei, e Dragon Ball Super Dragon Ball parte Super. malissimo, parte proprio male, 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 ci hanno fatto anche i meme. Poi, tanto è importante il brand Dragon Ball che si sono ripresi, hanno fatto alcuni episodi che sono a livello di film, praticamente, perché hanno chiamato tutti i migliori disegnatori e animatori che avevano e sono uscita della gran roba, però si tratta sempre di qualche episodio ogni tanto. One Piece, non seguo anime da un sacco, eppure Toei ha tantissimi filler, perché poi per mantenere un ritmo, già One Piece il manga è lento, mantenere una frequenza settimanale di episodi vuol dire filler su filler, non ho idea di come sia la qualità grafica. No, tornando alla domanda qua, anche Sensei è un anime fedele al manga? Beh, teoricamente Netflix almeno era partito con l'idea di fare un anime più fedele al manga, poi hanno aggiunto Gurad e tutto il resto. Toccherà prima o poi? Boh, io credo che se dovesse esserci il prossimo prodotto, magari più un next, che rifare la serie classica. Tanto comunque scalata per scalata. Però potrebbero, eh. È un po' nel modus operandi di oggi. Vedremo. Allora, Spero di no, però ma potrebbe. certo. Per 13 anni si grattava alla panza. Ma
Matteo Sirena, per Elisa, visto che gli piace immaginare gol nella quotidianità, uno sport per ogni gol saint a cui si dedica come hobby? Mamma mia, uno sport, sì. Uno Allora, sport, beh, la Sciacca non fa sport, la Sciacca non fa yoga, sport. anche yoga Fa sport. Fa yoga, dai, sì. Ah, vabbè, ok, d'accordo, scusa, non lo Shura fa consideravo scherma. sport. Shura fa chiaramente scherma. Allora dai, Moore fa Pilates. Sì, arti marziali vedo più dopo. Anche Afrodite potrebbe fare Pilates, però effettivamente. O Iori e Miro Pilates. fanno calcio. Iori e Miro calcio, ma secco Sicuro? proprio, secco, E secco. Camus no, dai, anche i No, francesi. figurati. Camus fa... Camus lo vedo molto a fare atletica, non so Io perché, ma tennis. ce lo vedo tantissimo a fare atletica. Anche tennis, giusto. Uno Ho sport anche di genere golf, comunque. quegli sport molto, e golf No. forse ancora più che tennis, quegli sport molto Sì, da evitare. ricchi. No, Ayolos fa tiro con l'arco. Sicuramente. No, Aldebaran fa la capoeira. Ce lo Aldi vedo. lancia il disco, ce lo vedo anche molto O il lancia lancio il disco. del martello, Del sì, cioè, martello, scusami, del questa roba, sì, non martello, sì. è giavellotto, lancio, lancio robe. Ma io, Aldi è anche sumo. E gemelli? Saga, scacchi. Gioca contro se stesso. Esatto, sì. Ho visto degli scacchi del trono di spade che mamma mia, belli, belli, belli. Ma guarda, Saga in realtà anche lui lo vedo parecchio a calcio, eh? Ce lo Tutti vedo anche lui calcio, abbastanza. Ma sì, originalità di Harris. Cancer quelli anche a più suo punto, belli. dai. Eh? Mm, Anche cancer. pure calcio. Se no, cancer è qualcosa di un po' più cruento. Cancer è un cacciatore, non so se lo sport va vale come caccia. Lo mettiamo come sport. Anche nuoto non sarebbe Cancer. male. Quello ci vedo più Afrodite come nuoto, e non Anche perché è Afro, sì, anche Afro ce lo Afro, vedo a nuotare. io freccetto. Mamma Vabbè, mia. sì. No, io più nuoto, e chi è rimasto? Hai già citato Micene, sì? Mi sembra che abbiamo detto Sembra tutti. che abbiamo detto tutti. Allora, Giovanni ci dice che lui è nella squadra. Ah, La for yeah, Fiorentina. we are Master Aim è quello che è venuto ad Awakening e ha ricominciato Ah, da ok. zero. E ricominciare da Mamma mia, zero mi vuol dire perdere dispiace. tutti i personaggi, vuol dire veramente ricominciare tutto da capo. No, Infatti, io l'avrei watch. approfittato per smettere per sempre. Vedi, a me fosse capitata una roba del genere, No, ma Will ha smettevo poi fatto per sempre. volontariamente per essere Mamma parte mia. della regione dove ci sono anch'io. Infatti, l'ho già accettato, è un grandissimo. Avete mai giocato ai videogiochi Pokémon? Che No. Pokémon assegnereste a Gold e Bronzini? Oddio, io al di fuori di Pikachu non me li ricordo. Avete mai No. giocato? Nada. No, ho No, giocato niente, un mi po' a Pokémon dispiace. Go, ma non ne Conosco conosco qualche abbastanza. Pokémon, ma tutti quelli della prima generazione, poi mi sono persa, cioè proprio non... Però il videogioco non ho mai giocato, quello mai. Quindi non saprei Annette è rispondere. il male. Sì. Che altro porta una sfiga. Annette e il fratellino, tutte e due. Lascio i monti con Annette. Visto che state insistendo su Sailor Moon, come immaginereste Mamma le mia. coppie tra le 5 Sailor e le 5 Bronze? Ma sai, i personaggi di Sailor Moon sono abbastanza mutuati sui Bronze. Sì. Vabbè. Bunny e Seiya. Vabbè. Bunny e Seiya. Amy ha un po' di Sirio. Andromeda e un po' di Sirio. Come si chiama? Mars e Phoenix. Giove e Phoenix, io ci vedo. Perché Giove comunque è più... è un po' Sirio, pure. C'è un mix, cioè non sono proprio identificative con un unico bronzo, ci sono
Hanno di elementi, sì. emissioni, sì, hanno alcuni elementi, però diciamo che comunque Sailor Moon prende parecchio in generale dai cavalieri, prende tantissime cose. Venus sarebbe Crystal? Un po' Andromeda. Un po' Andromeda, un po' Crystal. Comunque no, volevo precisare questa cosa qua a proposito di Sailor Moon. Io fan di Yuusa mi spezza il cuore. Ha una ship con Mercury, ecco, bravo, perché infatti mi meravigliavo che il maestro dei ghiacci fan di Yuusa, povero, No, che ha fatto infatti. di male. Yeah. Ecco, ogni No, santo tanto... cielo, la morte piuttosto. Devo controllare i messaggi, maestro dei Credo alle 10 ghiacci. Mi della pare che avessi mattina. fatto coming out come fan di Chibiusa. La morte piuttosto che una figlia così. Cioè, questo qui, avete letto il manga di Sensei? Vabbè, credo che sia Ma tu no, scontato. mi pare. Tu Beh, hai letto? quasi tutto, mi mancava la parte di Hades. Ah, ecco. Sì, l'ho letto in tante edizioni. Brava per la maratona del Signore degli Anelli, io l'ho fatta a Natale, per me il Signore degli Anelli è Natale. Ragazzi, io ne sono uscita disintegrata. Devo dire che il ritorno del re lo accuso davvero tanto, soprattutto quando sei verso la fine, sembra che stia sempre per finire, invece c'è un'altra scena ancora dopo. È veramente. Ah, però. C'è proprio 260 minuti, mi sembra, una roba del genere. Volevo proprio. Non mi parlate male del Signore degli Anelli, Sai altrimenti che no, credo ma lo proprio. amo, ma lo amo, ma lo amo. Però devo ammettere che il ritorno del re tra i tre è quello che mi piace meno. Il mio preferito resta la Sì. Il compagnia. Il mio mio preferito e due resta la torri. compagnia. Anche, però guarda, io mi ricordo, vabbè, io ho una sensibilità pazzesca, mi ricordo al cinema la scena di Liv Tyler che arriva come sposa così proprio i pianti che ho inondato il cinema. Però il problema è anche nei libri, cioè, terminato Sauron, praticamente ci so, anzi nei libri ancora di più, c'è il Sì. prologo del prologo, però almeno è soddisfacente perché vedi anche che fine fanno, capito? No, no, ma certamente comunque una trilogia cinematografica di 12 ore andata avanti per tantissimi anni che meritava un epilogo di una giusta lunghezza, non certo di un epilogo stile Harry Potter, 2 minuti, ciao, via, chi si è visto si è visto, okay? Quindi meritava sicuramente un epilogo di un certo livello. Però, insomma, 5 minuti in meno dico sempre che magari non avrebbero guastato. Però, no, Se io io ricordo ti che il muori, ti primo muori. del Signore degli Anelli che ho visto è stato il secondo al cinema. Ho impiegato un sacco a distinguere Frodo e Sam da Pipino e l'altro, perché dicevo, ma come, quelli erano prigionieri che ci fanno adesso qui? Rimane il mio preferito decisamente. Poi il primo e il terzo anch'io, sinceramente, ho avuto un po' di Il difficoltà. secondo, probabilmente Le Due Torri è quello che ha il secondo atto migliore, perché Le Due Torri dalla metà in poi diventa uno spettacolo che proprio non riesci a smettere di guardarlo. C'ha un epilogo incredibile. La compagnia è il contrario. La compagnia inizia in un modo proprio incredibile. C'ha un primo tempo, secondo me, che proprio. Spacca tutto assolutamente. Poi, dopo il Balrog, secondo me rallenta leggermente e non ha una conclusione altissima. Ecco, però in generale, comunque. Io Il Signore degli Anelli e la Compagnia dell'Anello è stato il mio primissimo film al cinema che ho visto 2 volte, cioè il mio primissimo film che ho visto due volte al cinema, perché mi è piaciuto talmente tanto. È vero che comunque parliamo di 2002, quindi non era come adesso che dopo un mese che è uscito già lo Sì, trovi in assolutamente. digitale, lì dovevi aspettare a voglia, e mi era talmente piaciuto che 2 volte al cinema, bello, bello, bello. Non Allora, scherziamo. Roberto Cecili ci chiede: è più forte un guerriero scarlatto o un giudice infernale? Secondo me è un guerriero scarlatto. Anche secondo me, tecnicamente i guerrieri della corona sono forti, sono parecchio, parecchio forti, cioè c'è poco da fare. Beh, se Ragazzi. pensiamo che per Atlas ci sono voluti i tre in armatura d'oro quasi uniti, quindi no, guerrieri scarlatti.
fatto. D'altronde, povero Febore, ha solo tre, fa che questi tre siano almeno davvero forti, cioè un po' di proporzione. Comunque Ok, c'è Fabiana ha molta fatto il numero uno. ispirazione, perché tipo il suicidio di Sagar contro Zhao, poi viene ripreso in Canon contro Canon Adamant. contro Adamant, Berenice ha una tecnica Molto molto simile a simile a quella di Minos. Minos e si scontra con Crystal, anche lui come Minos. Quindi in generale c'è molta contaminazione, parecchia. Cosa vorresti eliminare per sempre dai cliché dei cavalieri? Il Andromeda burrone. che viene salvato da Phoenix? Facciamo che finalmente è Andromeda che salva Phoenix, va? E il burrone però anche, e Sirio che si becca a tutti i mali del mondo, dai, un po' di gioia. Ci sta. Poi, Giovanni, per quanto riguarda la domanda prima, gli indizi erano fallaci perché lo scorso anno TMS ha fatto comunicati PDF di quanto si è amata assieme ad altre serie. Quindi parliamo del canvas. L'anno prossimo è il 15° anniversario del manga, speriamo. Il problema è che Toei debba prendersi nuovamente una pausa. Vediamo se magari esce qualcosa. Io francamente me la auguro, cioè la terza stagione, così almeno In facciamo realtà serie anch'io, A. tutto sommato, la guarderei volentieri, poi alla fine. Ma certo, cavolo, è una serie in sospeso, diamogli un finale, cioè Infatti, è un peccato, cioè, perché fu in. indipendentemente che piaccia o no, è un Sì, no, ma peccato, poi cioè, ricordiamoci sì. 97 episodi per Omega, dai. Perché fu interrotta la serie classica di Saint Seiya dopo Nettuno per riprendere anni dopo con dopo Hades? Ci furono due situazioni. Intanto non andava più bene economicamente, non vendeva, c'era stato un cavolo di riscontri. E alla fine noi immaginiamo la serie classica di Saint Seiya come questo successo inequivocabile ed eterno, invece no, la serie di Nettuno, già Asgard in Giappone non andò bene e poi anche Nettuno. Poi il manga aveva praticamente l'anime aveva praticamente raggiunto il manga, quindi sarebbe stato necessario fare un'altra Un altro serie filler. filler tipo Asgard, e appunto Asgard non era andato bene. Morì un produttore che ci metteva anche i soldi, e quindi c'erano anche meno finanziamenti. Tutto questo insieme di cose, e la serie finì. In realtà non andava benissimissimo nemmeno in manga, perché poi, come sappiamo, la serie di Hades fu conclusa abbastanza rapidamente. Si è visto. Sì, in pratica, se non sbaglio, sulle riviste della Shueisha, i lettori devono rispondere a un sondaggio, che è un sondaggio di gradimento. In base a questi indici di gradimento viene fatta una classifica che indica la popolarità di una serie. Se una serie inizia a scivolare sempre più giù in questa classifica di gradimento, spesso Toei Shueisha la chiude per far spazio a un prodotto nuovo. Di recente c'è incappato Bleach. Il manga di Bleach è stato chiuso malissimo e molto prima del tempo, perché ormai non aveva più seguito, era precipitato negli indici dei sondaggi di popolarità. Sensei con Hades cominciò ad andare sempre peggio, Kurumada pure dava segni di insofferenza al ritmo settimanale di lavoro, quindi diciamo che si decise di tagliare la testa al toro. Infatti mi sembra che l'ultimo capitolo. Eri, ti ricordi l'ultimo capitolo di Hades? Uscì sempre su Weekly Shonen Jump e mi sembra che uscì su un'altra rivista, sempre di Shueisha. Non mi Oh, questa ricordo. non me la ricordo proprio. Mi sembra che uscì, è un capitolo extra long che mi sembra che uscì su un'altra rivista di Shueisha. Capitolo della serializzazione di Hades, dici Proprio proprio? l'ultimo capitolo del manga di Hades, Eh beh, ultimissimo. sai, il tuo sito si ferma a un certo punto, non sei andato avanti con le date, quindi non ho potuto controllare. Ma Prossima perché si è volta completi la fermato? pagina. No, purtroppo Ti sei non fermato c'erano con gli più le anime. fonti, non Ti c'erano più sei. le fonti. Però aspetta, perché se tutto, se tanto mi dà tanto,
Voi andate avanti che controllo un po' Sì, intanto. anche perché c'è proprio una domanda per Elisa. Non ti sento parlare della seconda stagione TMS di Fruit Basket. Non hai avuto No, tempo di no, recuperarla? vabbè. No, è Fruit Basket, è una serie che seguo, presa da un manga, uno dei miei manga preferiti in assoluto. Se devo farti una top 5 dei miei manga preferiti, Fruit Basket probabilmente c'entra dentro. Ed era una serie manga che aveva già avuto un anime diverso tempo fa, un anime che però non aveva mai completato la storia perché l'avevano smesso prima, mentre il manga era andato avanti. L'anime si era fermato attorno al sesto tankobon, ok? Considera che sono più di 20 la serie finale, quindi il manga, l'anime vecchio si era fermato sul più bello. E niente, qualche tempo fa la TMS appunto ha annunciato che avrebbe fatto una serie nuova, anime, che avrebbe raccontato tutta la storia del manga e quindi niente, la sto seguendo ed ero un po' in paranoia perché non volevo ritrovarmi come con la prima serie anime, cioè troncata sul nascere della parte bella della storia. E invece no, pare che andranno avanti, è in arrivo la seconda stagione tra poco, se tutto va bene dovrebbe arrivare questa primavera e quindi niente, John probabilmente voleva vedere i fuochi d'artificio sparati da casa mia, però no, sto seguendo tutto quanto e sto piazzando like alla TMS in continuazione ogni volta che fai annunci, quindi si aspetta, si aspetta. Ricordo che mentre tutti erano in febbrile trepidazione per l'altro anno di spade, Eris era l'unica che se ne sbatteva perché invece aspettava Fruit Basket, che io Esattamente. gli ho Invece chiesto chi comunque era. l'ho guardata tutta. Dico, è un quadro di Caravaggio sulla natura morta, perché veramente non lo No, conoscevo. no, è uno shoujo manga, ma è veramente molto molto bello. E quindi niente, si aspetta. E comunque Game of Thrones poi alla fine l'avevo visto tutto. Sì, l'avevi vista Qualcuno anche ci aveva fatto una domanda e adesso mi sono sparata le 8 stagioni tipo in meno di perché una era settimana. sul Q&A di giugno dello scorso anno, perché mi ricordo che era ancora un po' incazzato. Tuttora. Eleonora De Angelis, potendo rifaresti il Mekai o Soul of Gold? Guarda, sicuramente Mekai dando più spazio a Milo, così almeno è un win-win situation. Mio nel Meikai è congelato la maggior parte del tempo, Trovano perché qualche chiunque cosa di sa. Mekai si scongela anche Quando perché, si come puoi. scongela, facciamo fare qualcosa con i 3D invece che mandarli subito alla Giudecca, li facciamo fare qualcosa, Ma ammazzare poi un po' di scusa, spettre, qualcosa. sappiamo che non puoi intrappolare nel ghiaccio uno scorpione abituato al caldo del deserto, per cui Dipende si dal ghiaccio. toglie, sai, si libera, si libera. No, secondo me quei tre hanno già il loro bello spazio nell'Ades Santuario, ora scherzi a parte, non è che. Però decisamente rifarei Mekai, ma proprio di Beh, ma Soul of certo, Gold assolutamente. io lo eliminerei pure. Il No, ma Mekai è il grande rimpianto. se avessero soldi lo vorrebbero rifare anziché 13 episodi, 39, spiegando bene tutto, ma certo, però tra i due sicuramente il Mekai neanche a pensarci. Del Ecco, con Mekai qui. penso che sia il grande rimpianto di un pochino tutti, Mekai è perché delizio, sì. soprattutto il Mekai, soprattutto il Mekai, perché poteva essere qualcosa molto più bello. Kami Uchiha, è vero, cavolo. Giusto, hai Ci siamo ragione, come inventati. siamo banali, come siamo È proprio, mamma mia. vero, è vero. Oddio, beh, questa la ship continua. No, questa è Fabiana che ha che orsetto del cuore abbineresti ai Gold. Però. Qua sta Vabbè, nascendo un continuate amore. pure, ragazzi. Ragazzi, invitateci alle Continuate nozze. pure. No, Fabiana è una bella ragazza a giudicare dall'avatar. Ha messo dei gacci e senza avatar si nasconde, quindi. Ma tu lo hai incontrato di persona. Ma io, ma non Fabiana. Cirio, prime impressioni sul nuovo gioco mobile dei Cavalieri? Non l'ho scaricato. Se intendi Shining Soldiers, non l'ho scaricato. Perché già Awakening mi prende veramente troppo tempo. Awakening è più di un'ora al giorno. No, se mi metto anche a fare altri giochi, non ho più una vita e ho già fin troppe cose da fare anche in quarantena. Quindi no, non l'ho proprio scaricato.
dai video che ho visto online non mi sembra niente di che, però non ho esperienza Villaggio, di in un villaggio. rete. Massimo Paesaggio. Ok. Ah, canzone in diretta. Shiryu, no, nei messaggi scrivo che chi Biusa viene dal futuro, così Bunny e Marzio si convincono a usare precauzioni. È uno spot Durex. Ora, che messaggi vi scambiate voi due? Cioè, a parlare di chi Guarda, Biusa, pensa a veramente. Fabiana, maestro degli arci, la sinistra. Sì, però, cioè, parlare di chi Biusa, dai. Ma perché maestro degli arci ha dei gusti che è meglio non commentare. E Io. quindi mi parla di chi Biusa, mi parla di Agape, lei è una grandissima fan di Agape, giustizia per Agape, vorrebbe Agape ovunque. E tutti gli altri di Vero, Canon, è una grande fan, è un grande fan di Canon che quindi vorrebbe sopravvissuto, personaggio dell'anno, eccetera. see the bud. Alcol e Mizer? Alcol e Alcol, Sì, di sì, alcol sicuramente. pure, è il sostenitore dell'alcolismo come filosofia di vita. Quindi. Beh, retaggio magari dell'impero austro-ungarico, non lo so. Beh, comunque tu ti devi sorbire lui. Io mi devo sorbire le chat di Matteo che mi prende per il culo Andromeda ogni due per tre, per cui No, ma io voglio confermo. bene a Maestro dei Ghiacci, poverino è simpatico, però ha dei gusti di merda, che purtroppo. Povero, povero, mamma mia. Ok. Conoscete le saghe di Percy Jackson, Eroi dell'Olimpo, Le sfide di Apollo? Che ne pensate? Ti dirò di più, alcuni li avevo anche comprati, qui con Amazon erano tipo 2 euro l'una in versione originale, eccetera, ma credo di aver letto soltanto i primi due o tre. E nel forum, che non mi ricordo adesso il nome, ma c'era un aiolista super fan Ah, vedi dell'autore io. di Urban Fantasy, i film hanno fatto un po' abbastanza schifo, quei due che poi due mi sembra ne hanno fatti uscire. Era carina l'attrice. No, i libri sono carini. Io ho letti. Allora, ci sono anche degli spin-off che non ho letto. Egiziani stanno nella saga di Red Eh Desert sì. con Però, Nolan. diciamo, la saga principale è carina, molto carina. Vabbè, Non a livello di Harry Potter o del Signore degli Anelli, ma è carina. c'è chi dice che sono più forti i giudici infernali. Molto belle le saghe di Riordan. Ecco, non mi veniva il nome dell'autore. Maestro Haim, senza fare spoiler, secondo voi Okada riuscirà a dare una sorta di filo conduttore che faccia da collegamento tra le sue tre serie? Sì, penso proprio di sì. Già c'è, diciamo che già c'è. Quindi penso che darà un po' più di primo piano a quel personaggio che si è già capito essere dietro le quinte anche in Assassin, e da lì si procederà il tutto. Vi piace Icaro? Non se ne sente mai parlare. Quanto mi piace la sua armatura. Icaro, Toma. Toma, beh, c'è anche Toma. Icaro di Next Dimension. Ah sì, mamma mia, quell'armatura tamarrissima indossata. È quella che lascia gli addominali in Sì, vista, sì, vero? sì. Mamma mia, me la sogno di notte. La prima volta che l'ho vista avevo le mani nei capelli. No, beh, meglio quello dell'anime, meglio quello del Tenkai, davvero, mamma mia. Anche perché quello del manga mi sembra che non è Toma, ma non, mi sembra che è Angel, è qualcosa del genere. A parte essere un angelo, ma la scheda tecnica non ricordo se cita espressamente Icaro. Mentre ecco qua, ce l'ho qui. Sì, infatti, la glory dell'angelo addormentato di Sleep Angel. Mentre no, quello dell'anime è una bella armatura. Il personaggio mi annoia, ma l'armatura è bella. Allora, la ship continua. Shiryu, per curiosità, i gold barzelletta per te chi sono? Io direi forse solo uno in particolare, Aiolia, ma sono tutti top alla fine.
No, per me sono abbastanza beh, Afrodite, Cancer, un po' anche Micene alla fine, non nel senso di carattere, ma nel senso di fumo e arrosto. Ma più che barzellette, in realtà intendo che per quanto mi riguarda, non tutti e 12 devono essere eroici. Ci sta che alcuni siano più appunto eroici, mentre altri siano caratterialmente diversi. Non mi piace quando si cerca di renderli tutti e 12 degli eroi, mettiamola così. Allora, no, aspetta, no, ho perso questo qua di Carlo. Una No, mitologia ancora mi oltre alla piace. nordica che avreste voluto vedere adattata nella serie classica da piccoli. Io egizia, ma in pratica era come Asgard, ma con la desertificazione al posto dell'inondazione. Ne abbiamo pa parlato su qualche Q&A proprio del fatto di vedere anche un Pantheon diverso da quello classico e proprio prendendo spunto dalla saga no nordica, vedere Ra. Osiris, tutte le divinità egizie, effettivamente sarebbe stato bello. Sì, non sarebbe stato male. Sì, decisamente. Anche perché è ancora una mitologia riconducibile a principi comprensibili. Quando vai verso le mitologie medio orientali, assiro-babilonese o quelle degli indiani d'America, eccetera, inizia a essere complicato da mettere in un contesto come sensei, o semplifichi veramente tanto, però poi risnaturi. Intanto diamo una buonanotte a Marco Vaghi, grazie pure che già si era scollegato. Domanda per... voglio sentire Eris prima. Qual è l'episodio peggio disegnato dei 114? Io credo l'ultimo dell'ottava casa, dice. Allora, sicuramente quelli disegnati da Kawai, un direttore dell'animazione che ha purtroppo la sua matita toccato tre episodi e sono tre episodi che passeranno alla storia per la loro bruttezza, che sono l'ultimo di Pavone Loto, il terzo di Milo e l'ultimo di Afrodite. Sono i tre episodi che lui ha toccato e sono tre episodi disastrosi. Tutti e tre. Quello che probabilmente mi piace meno forse è quello di Pavone Loto, però, perché lì è veramente un disastro. Cioè, non è vagamente, secondo me, non è interessante la storia. E in più ci metti anche un disegnatore cane, e quindi diventa veramente un episodio insalvabile da tutti i punti di vista. Quello dell'ottava casa è disegnato molto male. Disegnare male Milo, guardate che ci vuole un talento innato, secondo me. Però si risalva, secondo me, grazie alla storia, che è un episodio meraviglioso a livello di storia e tutto il resto. Quindi lì un pochino si salva. Afrodite, poverino, il cavaliere più bello, l'ha dovuto distruggere in tutti i modi, fa ridere, fa davvero ridere come fa ridere, perché è vera, tra l'altro. Però io direi il terzo di Pavone Loto, per me è proprio Secondo. insalvabile. Sì, il secondo, scusami, l'ultimo, sono due. Ma io dico quello di Afrodite perché sembra un trance in quell'episodio, veramente Povero. ancora più di Nero lo stile di Kawai No, su ma Afrodite. no, ragazzi, ma Chi lo ha disegnato? lo stile di Kawai su Shaka, i pochi momenti in cui disegna Shaka nell'episodio di Loto e Pavone, ragazzi, no. Comunque se la gioca pure l'episodio di Sirio contro Dragone Nero, che c'è un disegnatore Sì, che ha fatto solo Sirio, quello. sì, grazie a Dio, ed è una cosa per lo più inguardabile. Si riprende un pochettino, pochettino alla fine, ma ci sono Sì, alla muscoli fine. in quell'episodio in quel Sirio che non È esistono vero, praticamente. Si effettivamente. Sì, è vero, vede una massa di muscoli pulsanti. è un episodio tremendo, mamma mia. Cosa ne pensate di BTX? Farete mai un video dedicato a parallelismi tra le due opere curumadiane? Sì, Credo. l'ho letto, farò un po' di lobbying presso questi due per farglielo fare. Ovvero tutto il manga di BTX. Voi Io l'avete l'ho letto a letto? scrocco, l'ho No. letto a scrocco secoli fa.
proprio secoli fa perché non avevo voglia di comprarlo. Il manga è fatto bene, ha dei combattimenti Come è fatto anche bene? È anche disegnato meglio di bene. Senseiya, è E certo, l'ho disegnato fatto tipo dopo. Steve Eyades, esatto. Esatto, perché Ma era ancora in anche. quel momento in cui migliorava piano piano, prima di avere il tracollo definitivo. Lì era ancora proprio nella parte che andava in su della parabola, no? Dell'iperbole. Anche come struttura dei combattimenti ci sono scontri molto belli, molto particolari, molto, molto ben congegnati. La storia è così così. Poi Kurumada fa sempre dei finali tragici in cui muoiono tutti, insomma. La storia è così così, ma ci sono dei combattimenti molto, molto belli. È una cosa di cui prima o poi parleremo, appena questi due si mettono in pari. Mi ricordi Eris come uno dei gesti di Star-Lord mentre viene imprigionato nel primo episodio di Guardiani della Galassia? Ecco, bravissima, Oh, esattamente quello. scusa, non volevo. Allora, com'è che Seiya non muore soffocato dentro la teca viola dell'ametista? Come Shaina d'altronde? Marien. Marin. Marien, Marien. Era. Infatti dico Shaina, Scusa. boh, forse perché ci vuole un po' più di tempo, non credo che è una morte istantanea. Dai, non sappiamo quanta aria è rimasta chiusa insieme a Seiya quando si è creata la bara, quindi magari c'è una Però risacca. se pensi comunque che Crystal resiste 3-4 ore Ah, la dentro. seconda ora ci va. Alla Più o terza meno. ora, dalla terza ora alla settima ora. Rimane svegliato alla Alla settima, quindi. fine della seconda ora, quindi sì. Sì, più o meno, sì. Beh, qui, e sicuramente Seiya e Marin sono stati molto meno di 3-4 ore. L'anime ha un finale diverso di Sì, BTX? in realtà tutto, non solo il finale, tutto l'anime è diverso. L'anime di BTX, non ricordo i dettagli, ma ha avuto una produzione tormentata. È iniziato come serie TV e poi è andato male ed è stato concluso come serie di OAV, se non sbaglio. È diverso in tutto, negli scontri, nella conclusione, in un sacco di cose. Diciamo che soltanto la prima parte segue il manga, poi sono due cose diverse. No, mi viene da ridere che non avevo mostrato il commento in cui il maestro di ghiaccio dice che lui è giovane, non è un vecchiume da medioevo. Purtroppo l'amore è finito, è un vecchiume da medioevo, vado a letto con il mio orsetto del cuore. Maestro Vorrei di chiedere. ghiaccio, no, non ci sai proprio fare come breve ragazza, cioè come tu. Proprio cuore di ghiaccio. Noi ci Vorrei chiedere. proviamo a Mi ha fatto fare. scoppiare la ship così? Mi è scoppiata la ship? Sì, Ma dai. purtroppo Vorrei sì. chiedervi una cosa su Afrodite e Deathmask, ma vi scrivo in separata sede. Tranquillissimamente, Mi è scoppiata. buonanotte. Buonanotte Fabiana, Buonanotte, e cara. abbiamo recuperato tutte le domande finora, quindi Oh. poi ti vedevo, a Oh, un certo punto incredibile. vedevo la data nostra e la data di pubblicazione, che sono 30 minuti indietro. No, piano piano ci Spero che non siamo. ne abbiamo saltata alcuna. E credo che possiamo anche chiudere qua perché vedo che è 1:47:40 e counting. Sì, dai, è stata. Quasi 2 ore. No, Carlo, prima no. Sì, ma considerate che io non sono in quarantena e devo ancora fare colazione. Tra parentesi, però ho Milo con Povero. me. Ho Milo con me. Che in realtà non lo Vogliamo ricordo mai, fargli però. tante battute sul fatto che mangerà Milo? No, ma in realtà. No, no, no. Guarda, è lo stesso. Comunque no, speriamo che Buonanotte. vi siate divertiti in nostra compagnia. Se volete rimanere, vi faccio un'altra domanda, tienila per future live. Magari ne faremo Tienila. altre in questo periodo, chi lo sa, Poi ti vediamo un poco. rispondo a riguardo di Batman in privata sede. No, per la fine della ship. Ah, no, era per la fine della ship. Beh, giusto, sì, effettivamente. Si stava tifando. Comunque, grazie a todos, grazie per averci seguiti. La tigre
Eris, la tigre mentre sciaca pavone loto e altri merito nel flashback scontro pavone Icchi disegnata come È assolutamente vero, è assolutamente vero. Mamma mia. Sì, ragazzi, se volete un'altra live, fatecelo sapere, insomma, poi magari vediamo anche di organizzare qualcosina noi, insomma. Tanto Sì, siamo tutti a casa. stiamo approfittando di questo periodo anche per filmare. La prossima volta domande sci su serie americane quando vuoi. Stiamo approfittando di questo periodo per filmare più cose possibili. Mia morosa vuole menarmi con la padella, cioè Fabiana. Non c'è la morosa, non dire menzogne. Un'altra live, Un'altra live è d'obbligo. Per un attimo sì. avevo frainteso la foto di profilo. Sì, infatti cambiamola, se no altrimenti ci demonetizzano quello che non possono demonetizzare. Esattamente. No, noi non mettiamo in giro false voci, che noi non prendiamo un tubo, eh. Non abbiamo Esatto. monetizzazione attiva, non Io abbiamo la cosa abbastanza che mi iscritti rode, al canale, quindi... volevo fare un bellissimo post in cui annunciavamo la live e YouTube mi ha fischiato dicendo devi avere almeno 1.000 iscritti per avere la pagina community. Fino a 1.000 Ecco. iscritti non contiamo niente, quindi fate Sì, poi proselitismo, fate iscrivere tutti. quindi veramente sì, è un problema. Che quello sarebbe Fidanzatevi, fate iscrivere i vostri partner e poi vi i lasciate se vostri non ci figli. volete stare, però intanto aumentate gli Esatto. iscritti. Buonanotte Buonanotte ragazzi, oggi sono arrivato tardi, vergogna su di me, Alessandro, purtroppo andrà meglio la prossima volta. a tutti. Ora, ti faccio una battuta, come tutti i saghisti, arrivate sempre dopo, dai, sempre secondi. Buonanotte a tutti e grazie per averci seguiti. Continuate a seguire il canale, attivate tutte le campanelle possibili e immaginabili che trovate sia sul dispositivo mobile che laptop che fisso. E noi. Illumina il commento di Angelica. Aspetta, che Ok, fate fate annunci. annunci su Instagram ci siamo noi, non ci segue nessuno su Instagram. Oh, sì, ma sto ancora aspettando la foto per l'annuncio, però non lo dite in giro. No, a parte tutto, no. Sì, a parte tutto, dai, devi arrivare a più di 5.000? Eh beh, sì, ma magari no. Dai, arrivare a più di 500, Di 500. considerando che noi non parliamo di argomenti di attualità, ma di cose per punto come vecchiume da Medioevo. Beh, quello sicuramente sì. E buonanotte a me, buongiorno a Scorpione, noi vi dico buongiornotte a tutti, così almeno facciamo contenti a prescindere dal Ragione. fuso orario, ecco, e sono morto praticamente, quindi. Buona colazione Scorpione, intervistate qualche doppiatore su. Abbiamo pensato ogni tanto di avere ospiti in Intervista. video, ci sono due o tre papabili, è un po' complicato organizzare, soprattutto come orari, perché noi solitamente filmiamo tra mezzanotte e una di notte, non sono in tanti ad essere disponibili a una di notte a venire a parlare con noi. Quindi... Beh, vediamo. È Vediamo, vediamo. in programma, come pure qualche rubrica nuova, per fare cose sempre diverse. Va bene, io sono morto dopo aver ricevuto l'esplosione galattica, quindi vi rimanderemo al prossimo video senza Scorpione, ma il muro però resiste. Ok? Il muro è eterno, è il muro del pianto alle tue spalle. Grazie a tutti e recuperate la live anche in differita. Grazie, buonanotte e buongiornotte. Buonanotte, Ciao, ciao. ciao, andrà tutto bene.